Molte persone mi hanno chiesto: si può imparare a suonare la chitarra senza andare in una scuola di musica o prendere delle lezioni private da un maestro fisico? Oggi sono qui a rispondervi. Se quello che volete riuscire a fare è questo, oppure è questo, un viaggio a senso solo, senza ricordi se non in volo, senza giornate né confini, senza ricordi neanche troppo lontani. La risposta è sì. Si può imparare senza un maestro e senza andare a scuola di musica. Si può risparmiare tempo e denaro. Ma come? La domanda è: come si può fare? Prendendo magari un videocorso, un corso di chitarra, un corso di musica, perché voi magari acquistando un pacchetto potete risparmiare tantissime ore intanto di andare magari a scuola o a prendere un maestro privato, quando potete benissimo da casa vostra con la chitarra imparare ed esercitarvi quanto e quando volete. Se il corso è completo, quindi se il videocorso, il maestro digitale in questo caso, è completo e sa trasmettervi tutta la sua esperienza, potete benissimo imparare a suonare la chitarra anche da casa vostra. Non a caso vi voglio fare l'esempio del mio corso, quindi il corso di chitarra che sto facendo, che uscirà tra poco, quindi non è ancora online ma uscirà tra poco. E se il corso è completo come lo sto facendo io, potete sicuramente imparare a suonare la chitarra da casa vostra e risparmiare tempo e denaro. Voglio dirvi un po' gli argomenti della mia guida, del mio corso di chitarra che sto creando, che ho creato, che uscirà tra poco online sul mio sito web. Voglio farvi capire quanto un corso può essere completo e quanto voi potete risparmiare in termini di denaro e di tempo. Il mio corso si chiamerà Chitarra Digitale, quindi ovviamente imparare la chitarra in ambito digitale, quindi come imparare a suonare avendo come maestro quindi me, Dennis, attraverso il vostro computer, cellulare o tablet, quello che volete. Il pacchetto comprenderà 6 corsi fondamentali. Ogni argomento e ogni parte del videocorso, del pacchetto del videocorso, conterrà più video lezioni, quindi ogni argomento sarà suddiviso in tante video lezioni. Il primo argomento che affronteremo nel videocorso sarà come imparare a suonare la chitarra partendo da zero, quindi vi spiegherò tutte le posizioni, gli accordi, il ritmo, come arpeggiare, come suonare il blues, il rock, come formare il barré, come cambiare accordi più velocemente, come imparare a riconoscere una ritmica di una canzone, insomma tutti quegli argomenti, quei segreti che ho imparato nella mia vita di chitarrista e che voglio trasmettervi in un modo facile, soprattutto veloce, soprattutto diretto, senza farvi perdere tempo. La seconda parte sarà imparare come a cantare e suonare contemporaneamente. Quindi vi dirò tutte le tecniche, i consigli e gli esercizi che dovrete fare per imparare a suonare e a cantare contemporaneamente, quindi riuscire a divertirvi e a far divertire gli altri. Terza parte, imparerai l'essenziale della teoria musicale, quindi la base della teoria, quella molto noiosa, che però la faremo sintetizzata. Tutta la base delle tonalità, degli accordi, le scale, del ritmo, del pentagramma, tutto sintetizzato per far sì che voi sprechiate meno tempo e riuscite a ricordarla in un modo più facile. Imparerete a comporre e scrivere una canzone. Eh sì, perché ho messo anche questo. Imparerete come scrivere un titolo, la parte del testo, la parte degli accordi e come creare una melodia. Imparerete come ispirarvi e come sintonizzare il tutto. La quinta parte del pacchetto del videocorso sarà la parte di home recording, quindi ho messo come registrare da casa vostra. Questa è una delle parti che preferisco perché vi mostrerò le strumentazioni, i programmi, gli effetti ed esportazione per l'audio, sia dell'audio che del video. Quindi non più solo la parte audio, ma vi dirò sia come registrare, come montare e come modificare e mettere degli effetti nella parte audio, sia per la parte video, la sincronizzazione dello stesso, quindi di entrambi, una creazione di un vero e proprio video musicale che sarà adatto per YouTube, Instagram, Facebook e Spotify, o la creazione di una semplice traccia musicale. L'ultima parte del corso, che può essere scelta se metterla inclusa o non inclusa perché anche ha un costo maggiore, sarà come riuscire a guadagnare soldi online, quindi denaro, suonando la chitarra. Ci sarà tutta una parte di marketing e di monetizzazione. Quali piattaforme utilizzare? Come creare delle ads, quindi delle campagne pubblicitarie mirate?
come attirare clienti verso il vostro prodotto o i vostri prodotti. Insomma, una parte di vero e proprio marketing, una parte dove vi spiegherò come riuscire a guadagnare con la vostra musica, che sia chitarra, ma è valido anche per pianoforte, per chi sa cantare, insomma, è un vero corso di marketing che ho deciso di aggiungere, anche perché lo sto applicando, quindi sta funzionando, al pacchetto del videocorso. Come avete capito, se riuscite a seguire un corso davvero completo che vi faccia da guida, step by step, quindi passo per passo, su come imparare a suonare la chitarra, le varie tematiche, quindi un corso completo come quello che sta per uscire, il mio corso chitarra digitale, potrete riuscire a suonare la chitarra e a fare tutte queste cose in poco tempo, perché altre tantissime persone ci sono riuscite, ci stanno riuscendo, quindi mi stanno dicendo grazie, io ne sono felicissimo. Se volete delle informazioni su questo videocorso chitarra digitale o prenotarlo, comunque sapere di più anche sul prezzo, perché ovviamente avrà un prezzo questo corso, delle ore di lezione avranno un prezzo, potete semplicemente scrivermi infocorso sulla mail info@dennisbotteromusic.com e io sarò felice di rispondervi entro poche ore. Quindi si può imparare a suonare la chitarra online? Da casa vostra? Senza prendere un maestro di chitarra, senza andare a scuola di musica e spendere 600-700 euro all'anno? Sì, questo è possibile. State sintonizzati, noi ci vediamo al prossimo video.